Rebus centrocampo, le difficoltà sono oggettive. Per caratteristiche le mezzali non sono particolarmente congeniali al calcio del Boemo. Solo in 4 delle 11 gare sin qui disputate Zeman ha utilizzato lo stesso centrocampo. Tuniov, squizzato De Marco nelle sfide contro Gubbio, Spal, Lucchese e Torres. I centrocampisti a disposizione sono 8. Aloy, squizzato, De Marco, Manu, Tuniov, D'Agasso, Mora e Franchini. Pur non essendo un play di ruolo, squizzato si sta adattando. Storicamente il basso nel calcio di Zeman è un mediano schematico in uscita palla, deve giocare in verticale e fare due tocchi, non deve portare palla, essenziale, ma anche forte in interdizione. Nella sua storia Zeman ha sempre avuto dei mediani molto ordinati a cui ha inculcato la verticalizzazione. Non può essere Aloy perché l'ex Avellino non è geometrico, calciatore utile, ci mancherebbe, ma con altre caratteristiche. Squizzato si sta adattando, continuando a giocare sicuramente migliorerà. Le mezzali devono coprire il campo, Tuniov ha una qualità di categoria superiore, ma gioca, come si dice in gergo, palla addosso. Leston è piuttosto compassato e non ha quel dinamismo che si richiede a una mezzala zemaniana. I giovani De Marco, D'Agasso e Manu sono la prima esperienza tra i professionisti, sicuramente devono crescere. Quantomeno sorprendente che in campionato Mora abbia giocato soltanto 33 minuti. Per struttura e attacco dello spazio la mezzala che probabilmente si avvicina di più all'idea del Boemo è Simone Franchini, arrivato a fine mercato. Non ha svolto la preparazione con Zeman e a causa di un infortunio di natura muscolare ha collezionato solo 3 presenze. Dall'ex Padova ci si aspetta un contributo significativo, quasi sicuramente a Carrara domenica prossima sarà per la prima volta titolare nel triangolo completato da Squizzato e Tuniov, ex della gara. In difesa uno tra Pellacani e Di Pasquale rimpiazzerà Brosco, che non sta attraversando un buon momento. Due mancini nel cuore della difesa, appunto Mesic e Di Pasquale, non sarebbero un problema, visto che lo slovacco calcia indifferentemente anche col destro. In attacco conferma per Tommasini, inspiegabilmente sostituito all'intervallo dell'ultimo match dopo aver sbloccato il punteggio. Sugli esterni Merola, che rischia di diventare un incompiuta, e uno tra Accornero e Cangiano. In generale non è un momento propizio, la frenata è evidente, appena 4 punti nelle ultime 5 gare, ma il cammino dei biancazzurri resta senza alcun dubbio positivo.